Morire di lavoro in Calabria, come a Firenze, Castrovillari, provincia di Cosenza, un manovale di 55 anni viene schiacciato sotto una lastra di cemento. Stava montando alcuni pannelli nel piazzale dell'ex cantina sociale, poi il peso da una tonnellata gli è finito addosso, colpendolo alla testa. Forse si è spezzato un cavo d'acciaio della gru. I colleghi che erano con lui non hanno potuto fare nulla. Sulla tragedia, la procura locale ha aperto un fascicolo di indagine, ma la dinamica fa tornare subito alla mente il crollo nel cantiere dell'Esselunga di Firenze. Uno dei piloni di sostegno cede all'improvviso e travolge un gruppo di operai, quattro morti al momento, altre tre persone si salvano per miracolo nel mirino dei PM, finiscono subappalti e lacune nella sicurezza. Proprio come a Lamezia Terme, dove pochi giorni fa un altro operaio è stato trovato in fin di vita all'interno di un capannone. Cosa sia accaduto in questo caso non è chiaro. L'uomo potrebbe essere caduto da un soppalco mentre stava effettuando alcuni controlli, oppure qualcuno lo ha aggredito. Approfittando dell'assenza di telecamere e controlli per accedere al cantiere, come capita spesso in Italia.